Buongiorno, aspetta quella passata di file che non ho ancora accettato, il linguista di destino. Ci dobbiamo poi parlare. Buongiorno, ben arrivati a Gwenfar, la nostra amata moderatrice, il linguista triestino, e a Vincenzo Parallelo, che siete già qui, e vedo anche Firmo nascosto nella chat. Come state? Ecco Firmo, vedi che è arrivato? Firmo che non farà mai punti sul quiz musicale, temo. Ben arrivati. Buon sabato. Di Firmo si vedeva la corona, esatto, che spuntava. Dopo qua come ti può testimoniare anche Gabriel Domino che fa il mod in mezzo a Twitch Italia, qua è un altro mondo per i mod che non fanno niente se non chiacchierare con la chat. E hanno l'incredibile compito, se io sono in un gioco in cui non posso altabbar, di bannare la gente che gli dico di bannare. Basta. Per il resto non devo fare niente. È proprio finita. Tutto quello che bisogna fare è quello. Poi potete allegramente divertirvi con i comandi, ma se volete, se non volete non serve. Quindi non c'è. È proprio rilassante. C'era Gabriel quando ancora frequentava le live, che adesso un po' che non si vede, che diceva: io vengo qui a rilassarmi dai posti, dagli altri posti dove faccio il mod. Guardo la live. È uno dei pochi posti dove guardo la live. Va bene, dai, allora, Reventure. Ho pensato che poteva essere carino se il sabato mettevo dell'italiana, così. Non so, non è ancora una decisione presa, magari la metto in realtà il mercoledì, poi l'italiana, ci devo pensare. Un giorno dedicato all'italiana potrebbe essere gradevole, ecco, mettiamola così. Così anche per cambiare un po' i generi. Non ho la cultura per dedicare un giorno tipo alla classica, perché a parte il fatto che le classiche a volte durano 8 minuti e 20, che è un po' tanto, qualche volta verrà fuori, però il ballo da Paolo, sì, esatto, io normalmente faccio tutto io, perché normalmente è una scemenza per me fare il ballo, c'è un tastino a cliccare di fianco al nome e l'omino, quindi è proprio una fesseria. Però a volte tipo con Divinity Original Sin io non posso altabbare perché se altabbo crasha il gioco e quindi il mod fa quello, se capita proprio il trollone o gente, i bestemmiatori folli, gli spoileratori folli in quelle serate rare lì. Il problema di Dato Sarabanda, sì, c'è il problema di Dato Sarabanda, c'è una canzone, chi indovina chi la canta e il titolo fa un punto, adesso attiverò tra qualche giorno, tra un po', attiverò anche il comando per far vedere la classifica. In realtà non ho ancora capito se proprio posso farlo o no, però adesso guarderò. Credo di aver bannato due persone in questi 2 anni di moderaggio. Beh, pensa che io penso di aver bannato, negli ultimi 2 anni penso di aver bannato, dai, 6 persone, sarà più. Ultimamente perché qualcuno, c'è qualche bot che mi whisper in privato, e quindi li bando, faccio che bannarli per evitare che vi vengano a dar fastidio in chat. Meglio ognuno all'anno, esatto, tipo regalo di Natale. Però non sai quando arriva. Il Natale quando arriva, arriva, giusto? Allora, stasera, oggi andiamo su Reventure. Temo l'ultima live che faremo su Reventure, non perché il gioco sia finito, ma perché adesso gli ultimi 22 achievement incominciano a diventare complicati da fare. Quindi vorrei evitare di fare le live dove faccio un achievement, una morte a live, capito? Quindi adesso siamo al 78%. A Ferragosto conterei di non farla live, però potrebbe arrivare anche a Ferragosto, in effetti. Allora, firmo sempre, c'è sempre tu l'ultimo della cosa, lo sai. Allora, vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Make sure they're dead, che secondo me è quello dei piranha.
Io sono convinto che sia quello dei piranha. Non posso ancora farlo, devo aspettare che finisca l'animazione. Va bene. Posto a posto. Non mi sta aiutando questo coso, mi dice gira, gira, gira. Cazzo vuol dire gira, gira, gira? È venuto in idea riguardando l'inizio della live della scorsa settimana. Oh, bravo! Ho fatto un riassunto delle cose, Gwen, togliendo quelle che c'erano già, che qualcosa avevano già fatto, eh. Quindi secondo me dovrebbero essere quelle buone. Allora, io voglio andare a fare... A vedere quei piranha là. Che dovrebbero essere qua sotto, se non erro. Ho sbagliato. L'ho sbagliato fortissimo. Ok, va bene, va bene, va bene. Non sta più pescando il tizio. Va bene, quindi non voglio più andare a vedere i piranha qua. Ma peschi, signorina. Tra l'altro, quella roba lì che abbiamo fatto ci permette anche di ritornare indietro da questo passaggio qua. Dov'è che si tornava indietro? Non ho memorizzato che altezza era. Porca miseria. Non ho memorizzato che altezza era. La bussola continua a dirmi bleh. Avevamo anche visto che potevamo andare da sotto al drago. Ah, andiamo a vedere sotto al drago. Quindi prendiamo la pala. Perché c'era un affare che mi faceva passare sotto al drago. Guarda che Francia e Chitarra sono migliorati. Il caffè non è più cattivo come una volta. Si trovi ancora la merda, ma suppongo che anche in Giappone trovi ancora la merda. Ok, qua è dove abbiamo scavato e abbiamo fatto la cosa l'altra volta. Qua c'è il drago. E di qua non siamo mai andati. Qua mi porta il geyser. Che mi spara fuori. E mi spara qua. Ok. Weapon of Mass Destruction. Vediamo se riusciamo a farne una degli int. Ma non posso neanche passare di qua, porca miseria però. Qua c'è il grano.
Niente, va bene. Proviamo ad andare giù di qua, allora. Ah, qua si tornava qui, ok. Qua dove avevate detto andiamo a prendere il flauto, vero? Qua dove mi avete detto ci serve il flauto. Ah no, fermi tutti. Cazzo, ho capito. Ho capito. Sono gli ending. Le gemme verdi sono gli ending. Le gemme verdi sono gli ending. Difatti è 99 Paths d'oro, questo è l'ultimo ending. Questo? Mi sono detto, ragazzi, siete con un rapper da scrivere in inglese, siamo andati avanti fino alle 3 del mattino, quindi mi ha regalato del caffè per farvi perdonare. Mi ha passato una bustina, targata Starbucks, nella quale c'era un accrocchio di carta, che qua chiamano origami perché ci somiglia, nel quale c'è già il caffè con il filtro, poi sulla tazza, versi l'acqua bollente e via, caffè pronto. Ma pensa. Il piacere di premere le leve a Running Downhill, ecco, mi piace Running Downhill. Vediamo qual è Running Downhill. Intanto abbiamo capito qualcosa. Qua mi stai dicendo vai su. E io vado su. Vai giù. Fibo è stato deluso di non trovare nulla sulla montagna, così è corso giù velocemente, saltando giù dal bordo, al pendio. Solo un impatto brutale con il terreno, eventualmente l'ha calmato. Dai, una morta l'abbiamo trovata. Fino si sveglia con un terribile mal di schiena, ma il suo spirito avventuroso aveva bisogno di più avventure. Stupido spirito avventuroso. E adesso dovremmo farle abbastanza così. Paolo, mettiti in basso a sinistra. E una. Ciao Valtir, buongiorno, ti ho visto adesso. Enigmista triestino, dai, che c'avevi l'idea, dimmi. Ho notato che il soffitto del negozio è rampinabile. Ok, allora andiamo a prendere il rampino. Il rampino posso prenderlo, poi posso col rampino scendere sotto e passare senza nient'altro. Vediamo se ci serve dell'altro. Perché adesso col fatto che ci ha aperto, la cosa più interessante è il fatto che ci ha aperto col fatto che ci ha aperto delle shortcut è che possiamo andare a fare della roba
con un oggetto solo, quindi capire cosa ci serve. Posso andare solo con rampino e vedere se mi serve poi la spada. Che è un'idea ancora più, secondo me, più furba. Perché avendoci lui aperto tutte le shortcut, io posso. Si posso andare di là per piacere. Non ci arrivo, davvero? E lo passo da sotto, va bene. Beh, con un oggetto comunque da qua passo, esatto. La spada è solo per eventualità. Facciamo così, andiamo di qua, apriamo questo affare qua. Ah, tra l'altro probabilmente posso passare anche solo di qua. Esatto. No, perché non ho la spada. Quindi devo passare da sopra. E vedi, apri tutte le shortcut, ci permetti di fare sta roba qua. Poi in tutto questo io volevo sempre rimettere. Era il pala 8, vero? Mi ricordo mai. Era il pala 8, sì. Ah! La testata nucleare abbiamo trovato. E che ce ne facciamo della testata nucleare? Dove si mette la testata nucleare? Forse lo dobbiamo tirare da qua, dal cannone. No, non me lo fa attivare. Sì, c'è un cannone sopra lo shop, mi dovrebbe sparare. No, ok, è andata. Ci sono anche altri cannoni in giro per la mappa. Dopo essersi stufato delle tradizionali tattiche avventuriere, l'investigazione ha deciso di fare un approccio più diretto a distruggere MacRoger. Era stato super efficace. Il divisore destino non poteva riposare sapendo che hanno ricostruito la fortezza in solo un mese. Questa volta era ora di affrontare la radice del problema. Bisogna provare tutti i cannoni. Eh sì, adesso ci proviamo. Abbiamo già fatto due achievement, solo più 20 per andare avanti. Nessuno? Ecco firmo. Welfare. Via, Firgon! Valtir, lento! Come stai, Valtir? Hai scoperto cosa serve il fischietto? No. Sei stato in ritardo, Valtir. Cosa vuoi fare, Firgon? Proviamo altri cannoni con la testata nucleare, vediamo se funziona. Il passaggio metallo del deserto alla fine l'avevi fatto? Cacchio. Sì, l'avevamo preso. Non mi ricordo, Firvon.
E adesso comincia a diventare complicato e dobbiamo concentrarci, secondo me, sulle cose che scopriamo e poi usare la bussola. Dovremmo aver fatto Weapon of Mass Destruction, giusto? Sì. Esatto. Posso anche andare a abbracciare l'avevo già abbracciato il Dark Lord. Quella visualizzazione di provenienza del deserto, grazie Enigmista. Il tesoro più geek di Mac Roger, cioè. Lord non conosce Boulderies, il masso, è vero. Possiamo abbracciare il masso. Giusto, bravo Valtir. È un'opzione, assolutamente. Testata nucleare sul drago. Ok, allora, per avere la testata nucleare devo andare a prendere il rampino. Perché sennò la testata nucleare non me la danno. Tra l'altro è un Nook Claw, è un uncino artiglio, è un uncino artiglio. Poi andiamo qua su. E ci buttiamo nel buco. Salve. Passiamo qua sotto. Ah, qua si saliva, eccolo qua. Ma non si può salire niente. Scendiamo qua sotto. Molto probabile, Gwen. Saliamo di qua. Passiamo di qua. Prendiamo la testata nucleare. Risaltelliamo di qua. Scendiamo dal drago. Qua si va dal drago. Solo persone di manutenzione, va bene. Ciao drago, buongiorno. No. Sì, c'è posto per altre tombe, sì. No, ne abbiamo trovati solo tre. No, non mi ha dato punti interrogativi, o non li ho visti io. Quando posso fare qualcosa, mi compare un punto esclamativo sulla testa. Se posso attivare qualcosa in un punto, mi compare il punto esclamativo sopra la testa. Se non è comparso, vuol dire che non potevo fare niente.
C'è stato un nucleare contro altro cannone, va bene. Piripì e via. Sempre le fogne. 3. Ce n'è uno sulla montagna dove posso sicuramente arrivare e uno al Dark Lord che non so se ci posso arrivare, bisogna capire. Quel portale della principessa dovresti poterci arrivare. Con il portale per la principessa dovrei poterci arrivare? No, perché non posso arrivare al portale della principessa. Quello lì non ci posso arrivare perché devo passare delle, posso passare dalle fatine. Passando dalle fatine probabilmente posso arrivarci lì. E la pianta è al di là del castello. Dovrei prendere anche la spada. Sì, posso farlo, hai ragione. Se prendo anche la spada ce la posso fare. Allora, cannone, quindi... Ma posso passare dalle fatine io? Non ho problemi a passare dalle fatine. No, perché se prendo la spada non salto l'incudine. Mi sembra di non poter prenderne più di... Che... Non so, forse con 4 posso. L'incudine la potevi evitare con il giro più lungo con il rampino a memoria. Mi sembra di no, ma adesso lo vediamo. E comunque io da qua posso arrivarci senza problemi, quindi non c'è problema. Ho solo fatto il giro 2 minuti più lungo. Perché il portale mi porta qua. E io di là non posso salire, in nessun modo. Portale mi porta qui e arrivo qua all'incudine. Sì, potevo farlo, hai ragione, perché posso andare qua su e passare da questo lato. Non devo saltare l'incudine, hai ragione. Harry era amato da tutti in città. Ha servito per 40 anni e domani sarebbe finalmente andato in pensione. È stato un miracolo che sia sopravvissuto così a lungo con così tanti stupidi eroi nel reame. Non te lo aspettavi! Firma ha notato uno sguardo differente nell'espressione della guardia quel mattino.
Fino a dopo ora, guarda, devo andare in pensione. Abbiamo ancora un cannone da fare. Ho riso tantissimo per questa fine. Il cannone sulla montagna manca, esatto. Le prossime due direi che sono cannone sulla montagna e abbracciare il masso prima di dimenticarcele. Matt Goal, buongiorno, ben arrivato. Matt Goal, sei tu. Cosa vuoi fare, Matt Goal? Abbracciamo minerali now, va bene. Valtir è troppo lento, dopo lo faccio fare a Valtir. Ciao Harry. Tra l'altro non mi serve niente che non sia questo, posso andarci direttamente. Tac! Malgor ha abbracciato il masso più forte che poteva. Il masso è stato contento. Masso e Matt Goal hanno vissuto felicemente assieme fino a che Matt Goal è morto di vecchiaia. Masso ha pianto per un'eternità finché non è stato eroso dal vento. Parafilia è la morte in questione, va bene. Dall'amore di Matt Goal e Masso è nato un nuovo eroe. È bellissimo. Tra l'altro dimmi che gli hanno dato un nome casuale, ti prego. Sì, si chiama Rocky. Prego. Finché non vedo Valtteri in elenco non clicco. Non te l'ha preso. Rifallo, Valtir. Farnauto. Buongiorno, Farnauto. Che è un nome di una concessionaria. Benvenuto sulla Nessa di Pixels. Prima volta che scrivi in chat. Ti odio, esatto, riprova. Sai come funziona il gioco, Farnauto? Valtir. Ovviamente Valtir. Sei il masso, lo sai, vero? Proviamo l'ultimo cannone. Allora, ultimo cannone, facile. Credo. Piripi, piripi. Diciannove da sbloccare, 18, Gwen, 18. Ho sbagliato. Masso, vai Masso.
Masso con rampino. Diciotto to go, esatto. Dobbiamo premere quello, andare di qua, tornare su. Si sta testando nucleare, è un casino da prendere, posso dire, cioè è lunghissimo andare a prendere la testa nucleare. Ma su quel rampino, sono Wrecking Ball di Overwatch, è vero. È vero, oggettivamente è vero. Masso con rampino e testato nucleare. Piri 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 pipì. Allora, per andare di là, per andare di là, il modo più furbo è questo. Credo. No, non ci arriva comunque. Ah, perché era col passerottone. E come passo io dall'altro lato adesso? Io rampino. Allora, come vado dall'altro lato? La cosa più furba è prendere il passerottone, direi. Credo che le testate nucleari vadano solo sui cannoni. Non posso più farlo, non ci arrivo più. Porca miseria. E da qua non sono assolutamente abbastanza in alto per arrivarci. Quindi devo scendere sotto, andare di qua. Di là non ci arrivo più. Ok, di qua passo. Esatto. Esatto. E sono di qua. Cannone. Centriamo il mercante. Quella testa nucleare era stata troppo deliziosa per sprecarla. Quindi Valtir l'ha preso in un posto. L'ha messa in un cannone molto specifico. Ed è stato felice dell'ironia di ritornarla allo shop, di riportarla allo shopkeeper. Riparo a sciogliere la sua mercanzia in modo così speciale. Marty si è svegliato con un sorriso sadico sulla faccia, pronto ad aiutare più persone. Allora, il gioco, tanto spiego per Farnauto. Da dove arriva sto nick, Farnauto? Il gioco consta di 100 morti.
Noi ne abbiamo trovate già 83, quindi se esci tu ti aiuterò perché ovviamente 83 cose le abbiamo già fatte, capito? 83 morti le abbiamo già trovate. La luce sul tuo volto è opposta rispetto a quella dello sfondo del green screen. Questo è possibile, Mad Choc, perché ho tenuto la finestra aperta oggi perché mi illuminava decentemente, ma ovviamente, come puoi ben immaginare, non ho specchiato il green screen. Ad esempio, i piranha non ci sono più. Il percorso sulla lava non mi ricordo come ci si arriva. Farnauto! Sei un bel cagnolino, sei contento? Allora, per aiutarti in tutto questo, ti dirò anche che noi abbiamo la possibilità di prendere la bussola e la mappa gratis. La bussola e la mappa gratis, cosa c'è di blu lì al centro della mappa? Cos'è quella cosa blu al centro della mappa? E abbiamo poi anche una bella sequenza di suggerimenti che possiamo andare a cercare di fare. Ma ciao, bentornato tra l'altro. Era tanto che non passavi. Sì, il botta e cappone serve perché se vieni, soprattutto perché se serve in giochi con la trama e arrivi al secondo episodio, magari mi chiedi cosa succede. Può essere che mi indichi sulla mappa l'int. Proviamo a fare Big Pile of Corpses. No, l'int me lo segna con la X. E tanto mi dice di andare di qua. Allora, adesso iniziano gli int più complicati, perché la prima parte sarà andare a capire come arrivarci nei posti. Perché adesso abbiamo guadagnato un po' di mobilità, quindi possiamo andare a esplorare seriamente le cose. E capire, questo qua è nel castello del Dark Lord. Per andare al castello del Dark Lord mi conviene andare dritto? Direi di sì. La più di corpi sarà quella con tutti i minion che cadono a frotte. Forse di uccidere un certo numero. Non credo sia sul certo numero perché ne ho uccisi, è capitato di averne uccisi tanti. Proprio tanti. Non ci arriva, ok. Qui siamo già andati, c'era la tipa dietro lo schermo, l'autrice del gioco dietro lo schermo. Qui ci portava le fatine, quindi un posto dove possiamo andare tranquillamente senza fatica alcuna. Vediamo dove siamo rispetto al coso. Ma andare ancora più a destra, perfetto. Qui non c'è niente. Questo qua in realtà abbassa solo. No, mi ha chiuso la porta. Urca.
Però io posso passare di qua adesso. Chissà se senza niente posso tornare indietro. Scopriamolo. No, indietro non posso tornare da qua. Però probabilmente, essendo io senza niente, posso fare dell'altra roba. Vediamo se è vero. Di qua non posso andare. Chissà se posso andare di là. Però se hai idee farm auto, dimmi, eh. Posso andare qua, che non ci sono mai potuto andare. E qua c'è il flauto. No, ho sbagliato. Vabbè. Qua c'è il flauto. Col flauto. Dove hanno detto che volevamo andare col flauto noi? Di qua non posso andare. Neanche se salto di qua. Direi di no. A occhio direi di no. Facciamo ancora un try. No, di qua non vado. Hai provato se il flauto rende usabile le clessidre? Io non so cosa, quali siano le clessidre. Probabilmente che voi da dezoomato vi sembrano delle clessidre, cioè se non lo vedete a tutto schermo vi sembrano delle clessidre, a me non sembrano delle clessidre. In basso a destra, ma l'avete visto in questa run? Non ci posso più arrivare le clessidre, mi sa. Cacchio. Allora faccio ancora una prova, se no riproviamo. Vado a capire cosa intendete quando dite le clessidre. Ah, posso usarlo a caso il flauto. Fermi tutti. Allora, prima cosa, rispondo alla domanda di chi me l'ha fatta. C'è ancora posto per gli sviluppatori.
Altri due dobbiamo trovarne. Ah, quelle robe bianche. Ho capito cosa intendete. Ok. Allora, ho capito cosa intendete con le robe bianche. Ho capito di cosa state parlando, almeno. Allora, io però di qua non passo più, vero? Proviamo ad andare un po' in giro a usare il flauto in giro. Scopriamo se c'è qualcosa, tipo se posso guardare indietro qua al ponte che è sceso. Magari resetta la stanza. No. E anche le gemmine le abbiamo trovate, ma non so mica più dove siano. Ho capito cosa intendete quando dite una clessidra. Scusi, da qua ci metto meno. Grazie. Allora, torniamo indietro. Perché allora dobbiamo memorizzare dove sono le clessidre. Il signor albero, lei no. Di qua torniamo qua. Di qua posso tornare indietro. No, è fatto apposta per non farmi tornare indietro di qua, va bene. Quindi scendo sotto. Almeno ho capito di cosa state parlando. Ci manca una gemma che non so dove sia. Vediamo se troviamo le clessidre. Perché in teoria passando di qua posso tornare fino al portale della principessa e tornare fino indietro. Se vedete le clessidre ditemelo. Posso far risorgere i delfini con la cosa del tempo? No. Andiamo a vedere cosa è successo al negoziante, già che siamo qua. Se è morto o se è ancora lì. Cos'è questa cosa? Ha riparato il tetto? No, ma la roba verticale rossa che c'era nella casa, non sapevo cosa fosse. Vuole ringiovanire? Non vuole ringiovanire. Ok, allora.
Andiamo a cercare se ci sono delle... Ah no, però qui devo andare col rampino. Perché se non vado col rampino... No, posso andare col piccione. Non volevo far questo, mi scusi. È quella roba dritta, esatto, anch'io non l'ho capita, quella roba dritta che era tipo sangue che cola dal soffitto, non lo so. Piccione. Ora che ho il piccione, dovrei poter scendere qua sotto. Qui non fa niente. Di qua si passa col piccione. Qui non succede niente. Di qua c'erano delle flessi. Qua non ci arrivo. Qua devo andarci con un oggetto solo o anche addirittura senza per salire da lì. Di qua c'erano delle clessidre, secondo voi? Direi di no. Ah, salto troppo per fare questo. Non è vero, posso farlo. Forse non posso farlo. Siamo tre un pezzettino sopra. Si può fare. Non so se la blocchi, ma si può fare. Però sono curioso di scoprirlo, se vale come cosa. No, si è bloccata dove si era bloccata prima. Stiamo cercando di capirlo, Valtir, se... Vedi, Vincenzo, se il flauto apre qualcosa o no. Sto provando a farlo in vari ambienti. Allora, noi eravamo andati di qua, giusto per la clessidra. Sì, finalmente è abbastanza navigabile qua l'universo. Non volevo far questo, mi scusi. Questa qua, giusto? Funziona. Ma ora dobbiamo trovarle tutte. Ma ora dobbiamo trovarle tutte. Qua se scendo non posso risalire mai più. Perché anche se vado lì, lì non posso salire. Quindi se scendo da qua non risalgo.
Per andare lì devo avere rampino. Là c'è un'altra clessidra. Qua è dove si è schiantato Firvon. Rampino. E non so quante ce ne fossero. La domanda è: io riesco a passare senza sacrificare oggetti col pollo? Sì. Ottimo. Qui siamo già nel posto incredibilmente giusto. E due. Da qua io posso salire. Allora, aspetta che faccio una cosa furba prima di fare questo. Dov'era la terza o la terza, la quarta, la quinta, la sesta? Qua c'è il Dark Sign of the Dark Lord of the Dark Salcazzo. Pip. Forse ce n'era una su. Due le abbiamo trovate. Con tre salto anche questo. Io vorrei provare a saltarla, principessa. Ok. Qui non c'è niente di interagibile col flauto. Adesso senza prendere la principessa, possibilmente. Grazie. Torniamo di qua. Di qua mi sembra di non poter più salire adesso. Esatto. Quindi andiamo di qui. Qui non ce n'erano. Dove diavolo è l'altra? Porca miseria. Non era qua sotto, vero? Thank you.
Ripassiamo di qua. Ah! Fermi tutti, questa si è resettata. Questa qua si è resettata. Se si è resettata anche quella da sopra, abbiamo un problema. Cioè che non sappiamo fare questa roba ancora. E questa qua sopra si è resettata. E quindi? Quindi io sono perplesso anche questi qua non mi schiaccino mai. Sono perplesso che questi qua siano finti. No, perché non ho l'indicatore del tempo. Questo qua mi genera questo passaggio per tornare indietro, va bene. Secondo me non l'avevamo mai vista, in effetti. Guarda, se sono a tempo, adesso è di nuovo giù. E invece è ancora acceso, vedi? E io posso scendere di qua e non cambia un cazzo. Perché questo qua è il tempio del tempo. Cioè questo qui è il tempio del tempo. Sapete che non ne ho veramente idea come si usi sto flauto. E di qua non si passa più. Ho provato a attivarli, ma i due lì in questione non. Se ne accendo uno, si spegne l'altro. Qui sotto non c'è niente. E questo qua sotto è spento. Fa un rumore, che non so di cosa sia sto rumore. E mi sta dicendo vai tutto a destra, sotto, per la pila di corpi.
E ora bisogna ingegnarsi parecchio, eh. Perché il flauto non ho assolutamente capito come si... Come si attivi. Di qua è chiuso. Non lo so. Perché chiaramente il flauto serve sulle clessidre. E qui avete ragione voi. Ora, a meno che non abbia fatto qualcosa alle porte bianche sotto. No. La prima leva l'abbiamo già fatta, Enigmista. Ho provato la parola di Windows, sì. Ah, non ho provato quella più grossa. Adesso mi sa che non posso più farlo perché non ci arrivo mai più, difatti. Pem! Ecco la gemma. Oh, e anch'io ho detto, ho pensato la stessa cosa. Ho pensato proprio oh. Mi ha detto, se la fede non ti dà le ali, prova con un pollo. Il cartello. Quindi ora torniamo alla porta di Windows, giusto? Alla porta di Windows di là non ci posso più andare adesso, ma quella sotto le cascate sì. Piri no. No.
Però qui non ci posso più, me ne faccio niente di essere arrivato qua. Abbiamo fatto delle cose. Ciao, Sir Mammy. Qua è dove si chiude dentro e muore, giusto? Non posso più andare. Ah, sì, posso, ok. Va bene. Da qua non posso più tornare su perché sono troppo pesante adesso. Quindi posso solo andare giù io adesso. Magari al drago piace il flauto, che vi devo dire. Di qua dove si andava? Lì che mi spara fuori. Vediamo se il drago frega del flauto. Il drago non ha interazione col flauto. Non soddisfatto col suo destino, Farnauto ha usato il suo fischietto e è tornato indietro nel tempo. Oh! Abbiamo capito cosa serve il flauto. In pratica niente. In pratica nulla, maledizione, serve il flauto. È un save point. Il flauto ti permette di mettere un checkpoint. E ha resettato la run. Questa cosa è terribile. Mi ha resettato la run. Mi ha resettato la run, amici. Tutte le cose modificate non sono più modificate.
Vuol dire che le porte aperte sono aperte. Cioè, le porte che erano chiuse ora sono chiuse, sono aperte. Il che a livello pratico cosa vuol dire? Che io posso andare a vedere la porta di Windows. Per andare a vedere la porta di Windows, il modo più furbo che ho è tornare. Non posso mica andarci, però, porca miseria. Sì, ho rampino, quindi posso andarci. Allora. Posso andare a vedere il logo di Windows adesso. Perché io posso fare così. Passare al di là. Prendere il portale delle fatine. Ciao Shimon, come stai? Cioè, gli oggetti che hai ce li hai ancora. Ma tutto il resto si è resettato. Il che vuol dire che posso andare di qua e difatti qua posso passare. Non è successo nulla. In recupero, la giornata di ieri di lavoro pesa come mai pesante la giornata al lavoro? Che lavoro fai? Partiamo dalla domanda base. Che magari me l'hai già detto, ma io non me lo ricordo. No. Di oggetti, quindi puoi andare ad un checkpoint solo con il flauto, tornare indietro e morire con molti oggetti. Eh sì, ti permette di teletrasportarti al checkpoint con gli oggetti che hai. Assistente di volo, e come mai è stata giornata di lavoro pesante? Turni lunghi o casini? Immagino sia estremamente pesantuccio. Come cacchio ci arrivo io lì? Come cacchio ci arrivo io lì? Ah, ci arrivo. Mamma mia. Ok, ho un'idea su come arrivare qua. Porca miseria, però che convoluto che è come giro. Qui non prende il volo, bisogna arrivarci più in alto.
Ma se io vado sotto, ah, questa si è distrutta. Ok, ne abbiamo uno solo. Abbiamo un tentativo solo per coso, per checkpoint. Bellissimo, quando ci sono ritardi negli aeroporti o negli aeroporti, il personale di terra è stronzo. Ah, si è distrutto anche quello. Anche questo qua si è distrutto. L'hamburger non c'è più e il Dark Lord non c'è più. E il simbolo del Dark Lord non c'è più. Allora, io so cosa voglio fare, è un casino, ma voglio farlo. Proviamoci. Allora, vado di qua. Vado di qua. Arrivo qua e vado qua. Pam. E lì sotto c'è un int intanto. Qua c'è soft ground, dove si scavava, non mi ricordo dove si andava da qua. Eccolo. E cosa me ne faccio? Devi farlo con meno oggetti? Può darsi. Pollo sicuramente. Dice che con principessa e pollo e basta, ce la posso fare. Ma se io faccio una cosa più, scusatemi, ma se io faccio una cosa più semplice, no? Lei ti spiega le cose. Non toccare questa. Questa è quella giusta. Poi salti sopra e attraverso i sigaboo per prendere gli oggetti. Questa non è la leva giusta. Lei ti spiega le cose. Grandioso. Ma noi abbiamo provato a riportare la principessa a mano al re e basta. Abbiamo fatto questo esperimento. E soprattutto, principessa, mi dici qualcosa sulla porta di Windows? Sei proprio un po' stronza, però.
No, perché senza il piccione la corrente ascensionale non fa niente. L'avevamo portata perché le avevamo fatto la statua. Farnauto e Firmo si sono trasferiti nella casa di Farnauto. Hanno fatto una. Vivono postando video di. Un unboxing di Treasure Chest, videogame streamings e ottime ricette. Uff. Mi scusi. Mi sono perso un passaggio, sono d'accordo. Ah, andare là si deve solo prendere l'int. Io ho ancora una prova che voglio fare, in realtà due prove che voglio fare. Ah, prendendo la principessa perdo l'hamburger e il coso. Preso da Darkstone, va bene. Perché secondo me uno degli sviluppatori potrebbe essere qua contro il muro. Questo o l'altro. Darkstone è esploso, implosa sotto la luce del sole. E quindi
Voi avete scoperto molto strane, enigmista. No, no, c'era dato, mi ha dato l'achievement, mi sta. No, non c'era un secret su quei lati di questa cosa. Perché non, per non tutti c'è la bussola ci aiuta. Lì sotto c'è qualcosa, non so cosa né dove. Quindi la Darkstone l'abbiamo fatta. Ora. Cosa può essere cambiato per via del Darkstone? Il castello del Dark Vattenapesca. Giusto? Tanto ogni tanto si spostano, Simon. Allora, secondo la vostra teoria, Big Pile of Corpses dovrebbe essere qua. E invece più in là. Non credo sia così preciso da beccare la mia posizione. Sì, avete ragione voi, è là sopra il Big Pile of Corpses. Quindi dite che devo lasciarne morire una marea?
Cioè, finirgli l'esercito. Sicuramente è qua da fare Big Pile of Corpses, ma non so come. Big Pile of Corpses, ma quanto big secondo voi? Si esce solo di schiaccia, è bellissimo. Sono un blob di cadaveri che si sta espandendo lentamente. Adesso io mi butterò nella grande pila di corpi e morirò affogato tra i cadaveri. Ferdinand a sinistra, forse avrei dovuto... A sinistra non vanno perché vanno tutti a destra di base. Quindi dovevo tenere chiuso la cosa a destra e farli andare anche a sinistra. Del resto adesso ci vanno, non è che non ci vanno a sinistra. Secondo me basta semplicemente che io mi butti tra i cadaveri. Non è vero. Guarda l'ascensore che li spinge. Non mi dire che devo riempire la stanza, vero? Perché il dubbio che devo riempire la stanza ce l'ho. Bravo che mi hai detto l'FK, Firvon. Beep.
più Big Pile of Corpse di così. Sto iniziando a perdere frame il gioco. A destra è tutto minion, non c'è più muro. A destra è tutto minion. Aspettate che ve la faccio vedere. Cambiamo. Più Big Pile of Corpses di così. Cioè, fammi un danno. Ah, forse devo morire adesso contro di loro. No. No. Abusare del potere del fischietto del tempo ha causato un strappo spazio-temporale nell'universo, consumando tutto quello che nell'esistenza. Il lato positivo ha consumato MacRoger. We have to go back, Farnauto! Ok, siamo 85. La polizia dello spazio-tempo è venuta a riparare il casino causato nella timeline, nella linea temporale. Non devi far casino con lo spazio-tempo, col continuo dello spazio-tempo. Beh, alla peggio bastava non risuonare il fischietto. Allora, ce ne restano 15. Abbiamo indizi per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anche se chissà che cavolo... complicati. Va bene, vedremo se fare anche sabato prossimo live di questo, fare qualcos'altro. Forse faremo qualcos'altro. Perché cominciano ad essere lunghe scoprirli comincia a diventare lungo. Cioè, siamo stati bravi, eh. Guarda, sicuri che siano morti. Non so cosa possa essere. Leve a caso. Ucciditi. Big Pile of Corpses. Romeo Style anche qua, sarà un abbraccio anche questo. L'abbiamo abbracciata la principessa noi. L'abbiamo abbracciata, sì, eccola qua, qua sotto c'è l'abbraccio della principessa. Romeo Style.
Chicken Dinner, Tesori McRoger, non era chiusa prima, e poi qua andiamo su quelli più oscuri. Uno sappiamo cos'è, non abbiamo scoperto cosa cambiava la gemma che abbiamo preso, perché non so più quante gemme abbiamo trovato a questo punto, se due, se tre o quattro. A parte c'è il cadavere della principessa, ma... mi è venuta in mente una minchiata. Mi è venuta in mente una super minchiata. Super minchiata, eh. Ma questo è il gioco delle super minchiate, quindi può avere un senso. No, non posso abbracciare la statua. Ci ho provato a abbracciare la statua. Era un tentativo fattibile. Questo l'avevamo provato che lo uccideva, l'amore le uccideva. Non abbiamo nient'altro da abbracciare, perché il Dark Lord l'abbiamo abbracciato. Chicken dinner, buh. Vabbè, sarà... era un esperimento. No, ce ne mancano 16, siamo 84. Però il gioco mi dice 85. 85% mi dice il gioco e quello mi dice 84% dei finali. Abbiamo fatto 84 finali su 100. Vabbè. No, ho sbagliato click. Ok, sono tornato qua. Va bene ragazzi, io ho detto questo, abbiamo qualcosa ancora da uccidere. L'ultimo finale è completato, tutti gli altri, sì, probabile. E quello della porta sotto che dobbiamo poi andarci, che mi dimentico sempre dov'è. Perché è complicato, ci sono un sacco di secret, una volta che li trovati non è che restano aperti, quindi li vedi, e rimangono chiusi, quindi ti dimentichi dove sono le cose. Va bene, io vi ringrazio della compagnia, le nostre due rette di live le abbiamo fatte, adesso rifletterò se farlo anche la prossima volta, il prossimo sabato oppure no, probabilmente no, perché adesso diventano quelli veramente lunghi, rischiamo di farne uno o due massimo a live, non volevo fare altre 20 live di questo gioco. Io vi ringrazio della compagnia, vi ringrazio di tutto, noi ci vediamo martedì, buon weekend, ciao!